Allora, in questo terzo segmento della lezione di oggi andiamo, non vado a fare il teorema delle dimensioni eccetera, quello lo facciamo lunedì. Vado invece, andrò a introdurre ancora altri concetti, però lo farò con, stavolta partendo da esempi concreti, un po' più concreti. Non che poi alla fine quelli fossero molto astratti, cercare di mantenere le cose un po'. Però, allora, primo, diciamo, cosa che andavo a introdurre, il prodotto scalare su Rn. Allora, torniamo a Rn, chi era Rn? Vn. Allora, Vn è un spazio vettoriale su R. L'abbiamo già visto. Allora, come si fa il prodotto scalare canonico su Rn? Scalare V doppio, per definizione, il prodotto scalare canonico è somma per i che va da 1 fino a n di V con i e V doppio. Si fanno cioè la somma dei prodotti delle componenti omologhe. Esempio, in R3, allora V uguale 2, 4, 1, W uguale 3, meno 1, 2, quanto fa V scalare W? Oh, noi indicheremo quasi sempre così, non faremo come la fisica che fa V puntino V doppio, e già cercheremo di, cioè, di mantenere le situazioni il meno ambigue possibile. Questo non c'entra niente con il prodotto per uno scalare, che è un numero, questo è il prodotto scalare. Cosa mi dà? Un numero reale, cioè prende due vettori, questo sta in Rn, questo sta in Rn, e il risultato sta in R. In questo caso busca la W doppio, quanto fa? Mettiamoci 3 che mi piace di più. Quando vi dai, ci vuole un anno per far su, quando viene? Dillo un po' più alta voce. Ah, C. Sei meno 4 e 3. 6 meno 4 2 più 3 5. È chiaro? Oh, vediamo un po' se qualcuno mi sa ottenere lo stesso risultato con il prodotto matriciale di cui abbiamo parlato lunedì. Allora, innanzitutto, per fare il prodotto matriciale, che devo fare? Uno dei due vettori lo devo mettere in verticale. Siccome in verità i vettori noi normalmente li mettiamo sempre in verticale, quindi
poi spiego dopo. Quindi, supponiamo che il primo lo metto in orizzontale, il secondo lo metto in verticale. Questi due vettori li posso interpretare come due matrici. Questa è una matrice 1x3, ha una riga e tre colonne. Questa è una matrice 3x1, ha tre righe e una colonna. Il prodotto matriciale, anche se non l'abbiamo ancora definito, vi ricordate che alla fine deve venire una matrice 1x1. Una matrice 1x1 è un numero. Come si faceva? L'avevamo definito a parole, insomma. Si scorreva questa riga, si scorreva questa colonna, si faceva i prodotti, si faceva la somma. 2 per 3, 6. Meno 4, 2. Più 3, 5. Ah, viene lo stesso risultato. Allora, in realtà noi dovremmo scrivere qua trasposto. Che significa trasposto? Significa per un vettore. Vettore senza la T significa messo in verticale, vettore in orizzontale si indica con una T, per dire trasposto, cioè la posizione è passata verticale. Poi vedremo più in generale per le matrici che cosa vuol dire matrice trasposto, ma il concetto è simile. Allora, questo qui chi è? Non è altro che trasposto V per V doppio, nel senso, stavolta questo puntino è interpretato come un prodotto matriciale. Questa è una matrice 1x3 o 1xn in generale. Anche qua posso scrivere trasposto V V doppio, o non ci scrivo niente, non ci metto neanche il puntino, intendendo dire che questo è un vettore 1xn, una matrice 1x1, questa è una matrice n x 1. Quando giustappongo due matrici tali che il numero di colonne della prima è uguale al numero di righe della seconda, il prodotto si fa il prodotto righe per colonna. È però venuto una buona volta il momento di definire questo prodotto matriciale, di cui in realtà cosa ho fatto, volevo far vedere che il prodotto scalare canonico lo possiamo definire a parte, ma lo possiamo anche definire come caso particolare di un prodotto matriciale. Allora, io ho una matrice con m righe e n colonne. A, una matrice si indica con A, I, J, I e J. La ripetizione dell'indice mi dice il fatto che diciamo è una matrice, no, che non è elemento A, I, J. Naturalmente, per essere più precisi, qua dovrei scrivere I compreso tra 1 ed m, J compreso tra 1 ed m. Se è chiaro il contesto, allora scriverò semplicemente di J e J, ma se no ci devo mettere quante righe sono e quante colonne sono, se non lo so da prima. Chiaro? Poi prendiamo una matrice B che appartiene a Rn per P, cioè B è uguale a B HK, H compreso tra 1 ed n, K compreso tra 1 e n. Fate bene attenzione, quando qua ci metto le lettere, queste lettere possono indicare quello che poi ci potremmo mettere anche un'altra volta I e G, sono variabili, cioè mute. Il problema è quando vado a fare il prodotto matriciale, ottengo una nuova matrice C. Questa matrice deve essere una matrice M per T. Allora,
Questa matrice C sarà, avrà degli elementi che chiamo C, J, I compreso tra 1 ed M, J compreso tra 1 e T. Se io definisco tutti gli elementi, l'elemento generico C, J, cioè so dentro a questa matrice che ci devo mettere, allora ho definito la matrice C, cioè il prodotto di aperture. C, J, come è definito? Quindi, due punti uguali. Somma per H che va da 1 ad N di AIH BHG. Qui non ho libertà, gli indici devono essere quelli che dipendono. Allora, qui ho un indice che è fisso, che uguale, deve essere uguale a questo, il primo indice di A. Un altro indice che deve essere uguale a questo, che è il secondo indice di B. E qui ho un terzo indice che deve variare tra un N. L'unica lettera in più che posso stabilire, qua ci posso mettere K invece di A, perché quella è una variabile muto che sto introducendo, però I, J, I, H mi conviene mettere. Questa qua è una definizione, diciamo, data per bene. Il problema è che voi questa definizione, se non la vedete con i numeri, non la capite. E allora mettiamoci i numeri. Allora, il problema è, se io non ho visto l'esempio numerico, non la capisco, allora il problema non è un problema, basta fare l'esempio numerico, però la devo capire. Non è che poi capisco quell'esempio numerico, poi te ne faccio un altro, ah no, ma io avevo capito quell'altro di esempio numerico, e no. È chiaro? Gli esempi numerici li faccio anche 1, 2, 3, però insomma al terzo l'hai capito. Facciamo degli esempi. Prendiamo per esempio questa matrice qua. E prendiamo quest'altra matrice qua. Allora, questa è A, e questa è B. Chi è A per B? Allora, innanzitutto, quante righe e quante colonne devo fare? Devo fare 3 righe, A è 3 per 2. Questa è 2 per 3. Quando vado a fare il prodotto, c'è scritto anche qua, deve venire M per P, cioè 3 per 3. Allora, che significa adesso? C11, che ci devo mettere? Ah, infatti, I varia tra 1 e M, J varia tra M e P. Cominciamo a fare C11. C11 che significa? Che significa A1H? Chi sono A1H? A11 e A12 sono la prima riga. Chi sono BH1? B11 e B21 sono la prima colonna. E quando ci metto 1,1, in questo caso qua, C1,1, quant'è? È A1,1, B1,1, più A1,2, B2,1. Che significa? A1,1, B1,1, più A1,2, B2,1. Significa scorro la riga, scorro la colonna, mentre faccio lo scorrimento moltiplico i, diciamo, numeri che incontro sulla riga e sulla colonna. Quindi qua quando mi viene? Qua 0 2 meno 2 0. Poi adesso devo fare A12. Che significa fare A12? Cioè, scusate, C12.
C1-2. Che significa? Che significa? Ho dovuto cambiare qualcosa a IA? Allora non sto cambiando niente sulla... quindi A prenderò sempre la prima. E allora che cosa ho dovuto cambiare? La colonna di B. Allora C1-2 significa fare la stessa cosa di prima. Cosa sto a fare io? Prima riga, prima colonna, che sto a fare? Il prodotto matriciale, cioè il prodotto scalare di questi due vettori. Del vettore 1, 2 e del vettore 2. 2 meno 1. E infatti il prodotto scalare in quel caso fa 0. Adesso devo farlo con la seconda colonna. Quando viene qua? Meno 2. Adesso, senza che C1-3, quando fa? È chiaro che C1-3 a tutti, è chiaro a tutti che C1-3 fa 11? Terza colonna, 1-1, più 2 per 5 fa 10, fa 11. Mo, seconda riga di A per B, che ci devo mettere? Andiamo da quest'altra parte. Quanto ci devo mettere? Meno 3. 2, 1. Seconda riga, prima colonna. Meno 1 per 2, meno 2, meno 1, 1 per meno 1, meno 1, meno 1, meno 2, meno 1, meno 3. Poi? Meno 7. Poi? 4. Poi 7, 6 più 1, 7. Poi 15, 12 più 3, 15. Poi meno 2. È chiaro come funziona? Sono esattamente 9 prodotti scalati di vettori di lunghezza 2. 9. Qui ci sono 3 vettori di lunghezza 2, qua ci sono 3 vettori di lunghezza 2, sono tutti i prodotti scalari di un vettore di questi e di un vettore di questi. 3 per 3 fa 9. Il primo scala con questo, il primo scala con quest'altro, il primo scala con questo, vanno sulla prima linea, e così via. Attenzione! Prima cosa, facciamo B per A. Si può fare? In questo caso si può fare. Perché è vero che una è 3 per 2, l'altra è 2 per 3, quindi 2 uguale a 2, ma è vero pure che questa è 2 per 3, questa è 3 per 2, quindi 3 uguale a 3. Quindi si può fare anche il contrario. Ora B per A. Quante righe e quante colonne ha? Ah, 2 e 2. Quindi B per A non è uguale alla B, c'è proprio un altro numero di righe, un altro numero di colonne. Ok? Facciamo B per A. Ditemi quanto viene. Ah, qua quando ce la fatto bene o fatto ieri?
non aiuta il fatto che questo pezzo a destra e questo pezzo è un po' più... Prima riga e prima colonna, 2 meno 4 più 3 fa 1. Prima riga e seconda colonna, 4 più 4 meno 1 fa 7. Seconda riga e prima colonna, meno 1 più 3 più 15 fa 17. Prima riga e seconda colonna, meno 2, meno 3, meno 5 fa meno 10. Ok? Quindi sta fatto questo. Oh. Adesso cosa voglio osservare? Allora, fate questa somma qua come vettore riga. Fate 2, 4, 1. Questo è un vettore messo per riga, ma è un vettore, va bene? Moltiplicatelo per 1. Poi fate 2 per meno 1, meno 3, meno 5. Meno 5. Come si fa in uno spazio vettoriale i prodotti per uno scalare? Si porta dentro lo scalare, quindi qua viene 2, 4, 1 più meno 2 meno 6 10. E quanto viene? Facendo sempre la somma delle due righe viene, che riga viene? Zero meno 2. Notate niente? Chi è questa? È la prima riga di Aver B. Allora, cosa ho dimostrato? E quelle due là sopra, a parte i coefficienti fuori, cosa sono? Sono le due righe di B, o no? Sono le due righe di B. E 1 e 2 chi sono? Gli elementi della prima riga di A. Allora, che cosa abbiamo verificato? Che la prima riga del prodotto è una combinazione lineare delle righe di B, è la combinazione lineare delle righe di B ottenuta prendendo come coefficienti gli elementi singolarmente della prima riga di A. O no? La prima riga di A per B è la combinazione lineare di queste due con questi due coefficienti qua, o no? L'abbiamo fatto. Ora, se voglio ottenere la seconda riga di A per B, che devo fare? Allora, quelle rimangono uguali, però qua ci devo mettere meno 1 e 1. Facciamo la somma e fa meno 3, meno 7 e 4. Se voglio ottenere la terza, ci devo mettere proviamo con 3 meno 1, qua viene 6, 12, 3 più 1, 3,
meno 5, quindi fa 7, 15, meno 2. E funziona pure. Quindi che cosa ho scoperto? E ho scoperto che le righe del prodotto A per B, che ogni riga del prodotto A per B è una combinazione lineare delle righe di B. È una combinazione lineare delle righe di B. Per la precisione, la iesima riga di A per B è la combinazione lineare delle righe di B, prendendo come coefficienti gli elementi della iesima riga di A. Quindi righe, righe, righe. Ok? E con le colonne come funzionano? Possiamo fare pure le colonne? Allora, quanto fa? Vabbè, moltiplichiamo qua, fa 2 meno 2, 6, meno più meno 2, meno 1, uguale 0, meno 3, 7. Ah, funziona. Insomma, non mi fate fare tutte e tre le volte. Quindi, le colonne di A per B sono una combinazione lineare delle colonne di A. Per la precisione, la iesima colonna di A per B è una combinazione lineare delle colonne di A, prendendo come coefficienti gli elementi che stanno sulla iesima colonna di B. Quindi per la prima devo fare la combinazione di queste due colonne con questi due coefficienti, per la seconda la combinazione di queste due colonne con questi due coefficienti, per la terza di queste due colonne con questi altri due coefficienti. Domanda. Potete rispondere a questa domanda. Queste tre righe sono linearmente indipendenti, sì o no? Purtroppo qua ci vuole un ragionamento. È una domanda a cui si risponde molto facilmente se fate un ragionamento, se no dovete fare i conti. Cioè, come diceva qualcuno, un mio amico, se uno non ha buona testa deve avere buone gambe. O fate il ragionamento, poi fate il conto. Il conto però non l'abbiamo ancora fatto, un conto del genere. Non è una domanda facilissima, però si può rispondere. Allora, voi imparerete, vabbè, qua in analisi, diciamo, algebra linea, analisi 2 non si vedrà tanto, perché gli esercizi sono un po' più standard, anche gli esercizi del compito. Però, gli esercizi che do io
qua essendo standard sarà più o meno sì, la soluzione sarà, si troverà sempre, avrà sempre più o meno certe caratteristiche, però qualche cosa di strano, cioè nel senso, quando voi andate a fare un esercizio delle medie o delle superiori, quando andavate a fare un esercizio delle medie o delle superiori, voi avevate un diciamo informazione non indifferente. Quando l'esercizio si incasinava troppo, che faceva? Non può essere. Andiamo a vedere dove sta sbagliato, perché non può essere che il libro mi dà un esercizio troppo difficile a questo stato. Oppure, oh, con me non sarà così. Questo però è un caso in cui è così, cioè nel senso che abbiamo appena fatto determinate osservazioni. Ma è possibile che la domanda non abbia nulla a che fare con l'osservazione che abbiamo appena fatto? No. Io cosa ho osservato? Ho osservato che queste righe qua, tutte e tre, sono una combinazione di idee di queste righe qua. E allora che vuol dire? Vediamo se avete capito qualcosa stamattina oppure no. Non ce ne andiamo da qua, fino a che non avete risposto la domanda. Mi conviene rispondere, giustamente, in modo errato. Dice, ci vanno 3 minuti più recupero. Recupero, l'arbitro vuole dare 10 minuti. Allora, qual è la risposta? Secondo voi, se io faccio lo span di queste righe qua, quali sono delle righe che ci hanno da stare per forza? Io faccio span, facciamolo sulle colonne perché mi conviene, lo span di 1 meno 1, 3, 2, 1 meno 1. Le queste qua è una combinazione lineare di queste colonne qua, quindi uso queste colonne. E se poi invece faccio lo span di 0, meno 3, 7, meno 2, meno 7, 11, 4 e meno 1. Chi è più grande, questo o questo? O non c'entra nulla l'uno con l'altro? Vediamo un po' che cosa avete capito. In effetti sono uguali, però tu quello che sai, a priori sai che questo è più grande di questo. Poi è facile verificare se sono uguali. Ma da quello che abbiamo detto, in generale, se queste sono le colonne di A e queste sono le colonne di A per B, è questo che contiene questo, anche se fossero di meno queste cose, come in questo caso. Perché? Abbiamo appena detto che significa che questa è la combinazione lineare di questi? Significa che sta qua dentro. Questa è la combinazione lineare di questi e sta qua dentro. Questa è la combinazione lineare di questi e sta qua dentro. Allora, queste tre colonne singolarmente si possono generare da quelle. Ma allora, tutto quello che io posso fare con queste, lo posso fare pure con quelle, o no? Quindi, queste due colonne mi bastano a fare queste tre e quindi a fare tutto quello che potrò fare con le combinazioni lineari di queste tre. Fino a qui il ragionamento è chiaro? Bene. Adesso, queste quante sono? Allora, se due colonne mi bastano a generare queste,
vuol dire che lo spazio generato da questi si può generare pure con questo, e quindi c'è la dimensione o 2 o 1. In realtà 2, perché questi due vettori non sono allineati. Allineati significa che questi numeri devono essere, uno deve essere tutti multipli dell'altro, e non è così. Questo sarà pure 2, ma questo non è meno 2. Quindi vuol dire che la dimensione di questi due span è 2, perché ci bastano due colonne per generare. Che significa? Dato che sono qua. Ma poi che significa? Perché anche qua è 2. E almeno 2, perché vedete che avete due vettori che non sono proporzionali. Ma poi, in questo caso particolare, uguale, a volte questa inclusione può essere anche stretta. Se qua tutte e tre le colonne venissero tutte nulle, sono 3, ma quelle di partenza non erano nulle e quell'altro sono nulle. Però non ci distraiamo, torniamo qua. Qui la dimensione deve essere 2. Ma allora, se è 2, che vuol dire? Possono essere linearmente indipendenti quelle colonne? Perché se erano indipendenti, abbiamo detto che la dimensione deve essere maggiore o uguale di 3. Siccome ce la faccio a farle con 2, non possono essere linearmente indipendenti. Quindi una di queste tre colonne deve essere per forza combinazione lineare delle altre. Allora, come si fa? È molto facile. Allora, io scrivo, per esempio, mettiamo la terza. Prendo due che non sono proporzionali. Questa e questa, a occhio, si vede che non sono proporzionali. Allora io devo scrivere lambda per 0 meno 3, 7 più mu per meno 2 meno 7, 15. Proviamo, verifichiamo. Allora, io ottengo tre equazioni. La prima equazione mi dice meno 2 mu uguale 11. La seconda equazione mi dice meno 3 lambda meno 7 mu uguale 4. La terza equazione mi dice 7 lambda più 15 mu uguale meno 2. Facciamo solo sto conto e poi ce ne andiamo. Ok? Allora, la prima equazione mi dice subito che mu è uguale a meno 11 mezzi. Sostituiamo nella seconda. Quindi viene meno 3 lambda più 77 mezzi uguale 4. Quindi meno 3 lambda, 4 fa 8 mezzi, 8 meno 77 fa meno 69 mezzi, quindi lambda uguale 23 mezzi, se ho fatto bene. E la terza equazione? La terza equazione si usa per controllare il risultato, se abbiamo fatto bene. Allora proviamo. 7 per 23 mezzi meno 15 per 11 mezzi. Allora, 7 per 23 fa 161, meno 165 fa meno 4, quindi viene meno 4 mezzi e viene meno 2. Ah, funziona. Però, quindi io ho scoperto che la terza colonna è la prima moltiplicata per 23 più meno la seconda moltiplicata per 11 e tutto diviso. È una combinazione lineare, però non era affatto banale vederla a occhio. Effettivamente la terza è una combinazione lineare delle prime due, però a occhio non si vede.
ma quel ragionamento si vedeva, perché ripeto, se bastano le colonne di A per fare le colonne di A per B, vuol dire che ce ne bastano due, allora una deve essere in più. Per esempio la terza, non menzionare le prime due. Potete fare lo stesso esercizio, potete prendere la seconda come combinazione della prima e della terza. È chiaro? Vabbè, per adesso abbiamo capito, intuito qualcosa, quindi ancora dobbiamo sistemare sta materia, però insomma.